Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani, nuova puntata di Noobs Corner targata iPhoneItalia.com. Andiamo a vedere in questa puntata come fare a risparmiare un po' di spazio sul nostro dispositivo quando la nostra memoria è davvero arrivata al limite. Iniziamo subito. Se la memoria presente sul nostro iPhone ha raggiunto livelli davvero bassi, come ad esempio poche centinaia di mega, oppure un solo gigabyte o addirittura ancora meno, ci sono dei piccoli tentativi che si possono eseguire per cercare di aumentare lo spazio senza andare ad eliminare applicazioni oppure senza eliminare altri contenuti. Questa funzionalità richiederà l'utilizzo di iTunes, quindi dell'applicazione di iTunes, e il tentativo di noleggio di un film che presumibilmente dovrebbe essere comunque HD, comunque molto pesante, più pesante ovviamente dello spazio libero. Questo è il requisito fondamentale perché bisognerà scaricare un contenuto decisamente più grande rispetto allo spazio disponibile sul device, altrimenti non verrà tutto vanificato, non riusciremo a eseguire l'operazione. Cosa dovremo fare quindi? Andare in iTunes, scegliere un film abbastanza pesante, magari in HD molto 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 pesante da 5-6 GB, insomma, quello che riuscite a trovare, e eseguire la procedura di noleggio. Non preoccupatevi perché comunque il noleggio non verrà completato se lo spazio sul vostro device sarà inferiore ovviamente alle dimensioni del film. Vi verrà comunicato che il dispositivo non può scaricare il contenuto perché ci sarà poca memoria, e a questo punto basterà cliccare su impostazioni oppure ok e recarsi nuovamente sulle impostazioni a controllare la capacità della memoria per scoprire che si sarà liberata un po' di memoria. Sicuramente questo non è un procedimento molto molto semplice, però riuscirà a recuperare qualche megabyte, qualche centinaia di megabyte, in alcuni casi anche più gigabyte. Il tutto ovviamente sarà soggettivo e dipenderà dagli utilizzi dell'iPhone e da quanto i dati temporanei sono stati salvati in varie applicazioni. Ad esempio, faccio un esempio: Facebook comunque salva determinati dati, come anche Instagram, eccetera, per una consultazione rapida. Questi dati non sono necessari al funzionamento dell'applicazione, però comunque restano in memoria per facilitare un eventuale riutilizzo di determinati contenuti già visualizzati. In questo modo noi potremo andare a pulire questa cache, a pulire tutti questi file temporanei ed avere di nuovo più spazio sul device. Potete provare questo metodo fino a che non riuscite a liberare più spazio possibile, però facendo sempre attenzione alla dimensione del file da scaricare, che deve essere sempre maggiore rispetto allo spazio disponibile sul vostro device, fino a che non sarete riusciti a recuperare un po' di spazio in più. Se ovviamente il dispositivo invece non ha più di tanto file temporanei, avete solo contenuti tra virgolette fisici, come ad esempio tante foto, tanti video, eccetera, questo metodo potrebbe anche rivelarsi poco efficiente perché potrebbe liberarvi davvero pochissimo spazio. Insomma, potete fare qualche prova in modo tale da evitare, prima di tutto, di cancellare altri contenuti per fare un po' di pulizia e risparmiare spazio. Nei nostri test siamo riusciti a fare un po' di tentativi differenti, da poche centinaia di megabyte addirittura più gigabyte, quindi dipenderà ovviamente dagli utilizzi e da come è stato gestito il terminale. Va bene ragazzi, quindi per questo video abbiamo terminato. Da Francesco Siciliani è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci rivediamo con i prossimi video. A presto!